Salve a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi, come potete vedere dal trailer qui accanto a me e anche dalla grafica a tema, parliamo di Starfield. Introduco l'argomento Starfield in questo canale, visto che sono emerse importanti informazioni che oggi andrò a trattare un po' per volta. Ma direi di iniziare. L'ambientazione del gioco è l'anno 2330 e la linea temporale prende il via nel 2050, quando gli esseri umani atterrano su Marte, per poi procedere con la colonizzazione dello spazio. La linea temporale include anche l'arrivo dell'umanità nel sistema di Alpha Centauri nel 2156, dove vengono stabiliti i governi uniti. Nel 2160 viene fondata la città di New Atlantis, che in seguito diventa la capitale ufficiale dei governi uniti nel 2161. Anche la storia delle altre fazioni centrali è dettagliata nella linea temporale recentemente svelata da Bethesda, come il collettivo Freestar, il secondo più grande governo stabilito nei sistemi colonizzati, fondato ufficialmente nel 2188 nella sua capitale, Aquila City. Un conflitto fra le due fazioni raggiunge il culmine nel 2196 ed è denominato la Guerra di Narian. Dopo 20 anni, la Guerra di Narian viene risolta con la firma di un trattato, e i sistemi colonizzati vengono ufficialmente codificati dalla legge. Una fazione di esploratori chiamata Constellation, che sarà fondamentale per la trama principale di Starfield, viene fondata nel 2275, mentre nel 2307 i Governi Uniti e il collettivo Freestar entrano nuovamente in conflitto, dando inizio alla guerra delle colonie. Tuttavia, questa guerra non dura nemmeno lontanamente quanto la precedente e termina ufficialmente nell'anno 2311, circa 2 decenni prima degli eventi di Starfield. Passiamo ora al secondo punto, ovvero le abitazioni per il giocatore. Le abitazioni sono generalmente un ottimo vantaggio, ma nei giochi di vasta portata, che ci permettono di immergerci completamente nella loro realtà, questo aspetto quasi diventa una necessità. Gli sviluppatori hanno confermato che i giocatori potranno acquistare case in ogni città principale del gioco, alcune delle quali dovranno essere acquistate, mentre altre potranno essere ottenute completando missioni. Bethesda ha dedicato molto tempo a discutere di come Starfield permetterà ai giocatori di modellare i loro personaggi, selezionando background e tratti per essi. Dalla creazione di un breve retroscena per il nostro personaggio che determinerà vantaggi unici, basati sul passato, all'aggiunta di vantaggi legati al gameplay o alla storia, background e tratti daranno a noi il controllo sul tipo di personaggio che desidereremo creare. In un mondo di gioco vasto come quello di Starfield, i giocatori avranno la libertà di intraprendere una varietà di ruoli. Per coloro che sono meno propensi a rispettare le leggi dei sistemi colonizzati, il contrabbando è certamente una possibilità. Tuttavia, bisogna fare attenzione, perché la legge è sempre allerta. Questo significa che i potenziali contrabbandieri dovranno acquistare moduli speciali per la nave in grado di nascondere oggetti illegali dagli scanner delle navi della sicurezza. Ogni volta che verremo colti in flagrante e commetteremo un crimine, avremo l'opzione di pagare una multa o scontare la nostra pena in una prigione, in base alle azioni che avremo compiuto. Naturalmente, avremo anche l'opzione di resistere all'arresto e fuggire. Quando un gioco enfatizza le meccaniche di scelta e conseguenza, come fanno la maggior parte dei giochi di Bethesda, e come farà Starfield, sorge la domanda se sia possibile un approccio non letale e pacifista. Gli sviluppatori hanno dichiarato che non sarà possibile, anche se i giocatori potranno evitare di uccidere personaggi in diverse situazioni utilizzando armi non letali o attraverso opzioni di persuasione nei dialoghi. Tuttavia, un percorso completamente non letale non sarà possibile. Nel vasto mondo dei sistemi colonizzati ci sono numerose fazioni, ognuna con i propri obiettivi e motivazioni. Come nella maggior parte dei giochi di Bethesda, Starfield consentirà ai giocatori di completare missioni delle fazioni in modo indipendente l'uno dall'altra. In alcuni casi, tuttavia, potrebbero verificarsi situazioni in cui due fazioni entrano in conflitto diretto e saremo costretti a fare una scelta. Parlando dei companion presenti nel gioco, saranno strettamente legati alla trama principale e ci saranno momenti particolarmente significativi legati a loro. In totale ci saranno 20 companion nominati che i giocatori potranno reclutare in Starfield, anche se non tutti avranno la stessa importanza. Dei 20 compagni nominati reclutabili in Starfield,
4 saranno particolarmente importanti e tutti e 4 faranno parte della fazione dei Constellation. Tuttavia, ogni compagno nominato avrà il proprio background unico e potrà accompagnarci nelle nostre esplorazioni. La creazione di avamposti sarà una caratteristica fondamentale in Starfield. I giocatori potranno assumere e assegnare membri dell'equipaggio a diversi avamposti per garantirne la manutenzione. Tutti i compagni e i membri dell'equipaggio in Starfield avranno anche abilità uniche che si applicheranno a elementi legati al combattimento e alla nave, dall'abilità nell'uso di specifiche armi al potenziamento degli scudi della nave e tanto altro ancora. Anche se non sarà possibile far crescere le loro abilità nel corso del tempo, le loro capacità si sommeranno alle nostre. Prima di lasciarci, vorrei spendere qualche parola a proposito del preload del gioco. Il lancio globale è previsto per il 6 settembre, tuttavia i possessori di abbonamenti premium avranno accesso 6 giorni prima, il 31 agosto. I giocatori di Xbox Serie X e S già possono effettuare il preload del gioco, mentre coloro che giocheranno su PC tramite il Microsoft Store dovranno attendere fino al 30 agosto. E con questo è tutto ragazzi per il video di oggi, come sempre mettete un mi piace se vi è piaciuto il video, commentate, iscrivetevi al canale e fatemi sapere la vostra a proposito di questo attesissimo titolo di casa Bethesda. Noi ci vediamo come di consueto, alla prossima, ciao a tutti!